Memoria come forma di giustizia è il titolo della mostra fotodocumentaria inaugurata a Torino presso il Consolato Generale della Romania. L'iniziativa, che racconta la mancanza di libertà in Romania dal 1945 al 1989, è sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte tramite il Comitato per la formazione dei valori della resistenza e la Consulta regionale europea. Sono felice che la Consulta europea abbia patrocinato questa mostra, questa iniziativa, in una giornata importante come il 1° dicembre, festa nazionale della Romania. Ho potuto salutare questa comunità ricca, vivace, laboriosa che conosco da tempo e da loro auguro un futuro legato ovviamente sia alla memoria ma anche alla libertà. La mostra di Torino per insegnare ai giovani l'esperienza del popolo romeno, ma soprattutto per dire no ai totalitarismi. Precisamente questo è lo scopo della mostra e di ciò che è a monte di questa mostra, cioè l'idea di costruire questo memoriale, e credo che il giorno migliore non poteva esserci che il 1° dicembre, come sa, è il giorno in cui si festeggia l'annessione della Transilvania ai due vecchi principati che erano il primo regno romeno, e quindi l'unificazione di queste tre regioni storiche che erano il sogno di tutta la popolazione romena che da vari secoli non riusciva ad avere questa visione unitaria.